Caro saluto a tutti gli amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Siamo qui per un'altra puntata della rubrica sulle orme del Maestro in questo venerdì dell'ottava di Pasqua. Iniziamo con una breve preghiera. Dio della luce, manda su di noi il tuo spirito affinché attraverso l'ascolto delle scritture riceviamo la tua parola, attraverso la meditazione cresca in noi la conoscenza di te. Attraverso la preghiera contempliamo il volto amato di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Oggi ascolteremo un brano tratto dal Vangelo secondo Luca. Nei primi 2 giorni abbiamo ascoltato il racconto della narrazione dei discepoli di Emmaus del Vangelo secondo Luca. Oggi andiamo al Vangelo secondo Giovanni. Dice così, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, versetti da 1 a 14. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così, si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Questo brano dal Vangelo secondo Giovanni è stato scelto dal vescovo Corrado per la lettera pastorale per l'anno 2020-2021. Possiamo leggere quindi il suo commento, molto più ampio di quello che io vi dirò, proprio nella lettera pastorale che si trova sul sito della diocesi di Vittorio Veneto. Quindi un invito, qualora non l'aveste già fatto, a leggere l'interpretazione, la rilettura che ne fa il nostro vescovo. Anche in questo caso, come nelle puntate precedenti, mi limito a qualche velocissima sottolineatura di un brano evangelico che si presta a tante considerazioni. Anche il Vangelo di Giovanni, che più di altri Vangeli ha un linguaggio simbolico particolarmente curato e approfondito. Innanzitutto contestualizziamo il brano in modo molto rapido. Siamo sempre nell'ambito dei racconti degli incontri con il risorto. Quindi siamo all'indomani della Pasqua, all'indomani della risurrezione di Cristo. Pietro ha visto la tomba vuota e ha già avuto 2 incontri con il Cristo risorto, stando alla narrazione di San Giovanni. Questo è appunto il terzo incontro di Pietro e dei suoi discepoli con il risorto. Ecco, abbiamo sentito Pietro dire io vado a pescare. All'inizio del brano che abbiamo ascoltato oggi si apre proprio così, con questa risoluzione molto netta da parte di Pietro. Che significato può avere? Ma si presta anch'essa a varie interpretazioni. Per
Una, quella che è più comunemente così considerata, suggerisce che Pietro in qualche modo consideri, dopo aver visto il sepolcro vuoto, dopo aver incontrato Cristo risorto per due volte insieme ai suoi compagni, crede che forse la vicenda di Cristo sia così conclusa e dunque non ci sia altro che da ritornare alle occupazioni di prima. Quindi in quel vado a pescare si potrebbe intravedere il tornare alle cose di prima. Cristo è morto, Cristo è risorto, entra nella sua gloria, però noi, Pietro e i suoi discepoli, torniamo alle nostre occupazioni, alle nostre vicende di sempre. È un po' un tornare alle cose di sempre, in un certo modo anche forse una certa nostalgia e un senso di delusione. Qualche cosa non è andato come Pietro si immaginava, probabilmente, e quindi torna alle occupazioni di sempre. Per certi versi forse qualcosa del genere abbiamo vissuto anche noi tutte le volte in cui magari abbiamo sperimentato anche esperienze spirituali forti e poi, dopo un po' c'è la vita di tutti i giorni e quindi si torna un po' mestamente alle occupazioni quotidiane, quasi mettendo da parte tutto quello che è accaduto prima. Ecco, l'impressione che si ha leggendo questo brano è che anche Pietro sia dentro a uno stato d'animo del genere. Sì, sono accadute grandi cose, però noi adesso abbiamo la nostra vita da portare avanti, quindi torniamo a pescare e ci occupiamo delle cose di cui ci occupavamo prima. Ecco, è interessante il fatto che peschino tutta la notte e non prendano nulla. Anche questo, potremmo dire, ha un significato teologico molto interessante, come a dire che una vita senza il Cristo risorto, d'ora in poi, non porta più frutto. La vita di Pietro e dei suoi discepoli senza il Cristo risorto non è più capace di raggiungere i propri obiettivi. Anche in questo caso potremmo fare varie considerazioni e varie attualizzazioni, perché anche per noi forse molte volte è così. Ci diamo tanto da fare, no? Per tante realtà, per tante cose, siamo presi da mille preoccupazioni e qualche volta ci sentiamo anche noi come Pietro, che si ritrova con le reti vuote, ha faticato tanto per nulla. Allora il messaggio che ci viene da questa pagina evangelica è che siamo chiamati anche noi a faticare, sì, a impegnarci, a darci da fare, ma tenendo davanti a noi, ecco, la presenza, il senso, la percezione della vicinanza, del risorto nella nostra vita, altrimenti il nostro lavoro, la nostra fatica rischia di essere vuota. Un'altra considerazione, un'altra pennellata alla luce di questo brano evangelico che abbiamo letto, mi colpisce molto quel figlioli non avete nulla da mangiare, è un segno di un'attenzione squisita da parte di Cristo nei confronti dei suoi discepoli. Un'attenzione, una vicinanza, un senso di prossimità, un'attenzione a quelli che sono i bisogni fondamentali di questo gruppo di amici. Non avete nulla da mangiare. La prima cosa di cui Gesù si preoccupa in questa situazione è che questi hanno faticato tutta la notte e non hanno nulla da mangiare. E potremmo dire che è un po' lo stile di vita, lo stile, il modo di fare di Gesù di sempre, questa attenzione nei confronti delle necessità, dei bisogni fondamentali dell'uomo, in questo caso dei suoi amici discepoli. Dopo questa attenzione, Gesù si rivolge a Pietro e ai compagni e li invita a gettare di nuovo la rete e la rete finalmente raccoglie un numero di pesci traboccante, molto molto grande. E finalmente riconoscono che questa persona che gli sta parlando è il Signore. Fino a prima non l'avevano riconosciuto. Anche questo è un dato interessante. Il primo a rendersi conto che sta parlando a loro Gesù è il discepolo che Gesù amava, Giovanni. Anche in questo caso potremmo fare una piccola attualizzazione, vale a dire veramente si capisce, veramente si comprende solo grazie e attraverso l'amore. In questo caso il discepolo che Gesù amava, quindi quello che aveva una relazione più intensa nei confronti di Cristo, è il primo a rendersi conto della presenza di Gesù. In tanti casi è anche così per noi, è soltanto l'amore che ci rende capaci di capire fino in fondo, da un lato la presenza di Cristo, ma anche il senso delle vicende che ci capitano. Ecco, chi ama ha una chiave di lettura in più per comprendere
quello che gli succede, quello che succede a lui personalmente, quello che succede alle persone che ha vicino. Ecco, l'amore è davvero una chiave di lettura importante per comprendere quello che accade e quello che succede. L'ultima sottolineatura: il nostro vescovo ha scelto questo brano in modo particolare per il riferimento alla rete che non si squarcia. La rete non si spezza, la rete non si squarcia, pur essendo piena di pesci. Anche questo è un dato estremamente interessante, perché la rete viene in qualche modo a simboleggiare la Chiesa, la comunità cristiana. Ecco, a me varrebbe da aggiungere che la rete non si squarcia e non si spezza, è una promessa, è un dato di fede, non è un dato ovvio. A volte le reti si squarciano e si spezzano. Abbiamo tantissime esperienze di relazioni, sia personali ma anche comunitarie o di associazioni, relazioni che si rompono, che si infrangono per tanti motivi. Ecco, la comunità cristiana che si costruisce attorno a Gesù è chiamata a non spezzarsi, a non squarciarsi. E questo è certamente una promessa che Cristo fa, ma è anche un invito, un impegno preciso da parte di tutti i discepoli, di tutti i cristiani. La rete non si spezza non solo perché in qualche modo lo promette il Signore, ma anche perché i cristiani sono chiamati a conservare attraverso il loro impegno l'unità della comunità. Quindi non avviene magicamente il fatto che la rete non si spezzi, è una promessa di Cristo, ma che si intreccia con la nostra libertà e con il nostro impegno. Concludo con due piccoli spunti di riflessione. Innanzitutto, come Pietro, riflettiamo anche noi sui nostri sforzi, sul nostro impegno. Qualche volta capita anche a noi di avere le reti vuote. La differenza sta nell'avere insieme a noi il Signore, il Cristo risorto, impegnarsi per qualche cosa che abbia a che fare con il suo pensiero e con la sua volontà. E in secondo luogo, interroghiamoci su quanto siamo disposti a impegnarci perché queste reti piene di così tanti pesci non si spezzino. Spetta molto a noi, al nostro impegno e alla nostra responsabilità. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel mistero pasquale hai offerto all'umanità il patto della riconciliazione, donaci di testimoniare nelle opere con il nostro impegno il mistero che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore. E su tutti la benedizione di Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti e ci sentiamo nella giornata di domani.